Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Bentornati sul mio canale. Dopo qualche tempo di pausa sono tornato a registrare. Oggi una ricetta che a mio avviso è lasciata un po' nel dimenticatoio. Una pizza, una tipologia di pizza lasciata un po' indietro, che è quella della pizza tonda romana. Forse perché non molto fotogenica per i social network, ma che comunque ha la sua storia e ha il suo perché assolutamente. È una pizza che ha le caratteristiche di essere fina, leggera e scrocchiarella. E allora, prima di andare a vedere gli ingredienti e come realizzare una pizza tonda romana, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguirmi su Instagram e sulla mia pagina Panificare a Casa. Andiamo a vedere gli ingredienti, andiamo a vedere appunto come si realizza questa tipologia di pizza. Allora, gli ingredienti di cui avremo bisogno sono 500 g di farina, in questo caso uso farina zero, e avremo bisogno di 275 g di acqua con temperature calde, possibilmente fredda, quindi 55% di idratazione per una pizza romana che deve rimanere abbastanza asciutta, 20 g di olio extravergine di oliva, 2 g di lievito secco di birra, in alternativa 5 o 6 di quello fresco, 15-16 g di sale. Allora, andiamo a vedere subito come impastare il procedimento. Andiamo a mettere quasi tutta l'acqua all'interno della farina, lasciamo nel giusto un goccio dove ci scioglieremo all'interno il nostro lievito. Nel frattempo andiamo a mescolare all'interno della ciotola, dopodiché andiamo ad inserire l'acqua restante con il lievito sciolto nel nostro recipiente e continuiamo a mescolare fino a far assorbire completamente l'acqua dalla farina. Possiamo poi tranquillamente passare ad impastare con le mani, perché avendo un 55% di idratazione il pasto non si appiccicherà, non sarà così molle. La cosa che differenzia la pizza tonda romana da magari quella napoletana è il fatto che secondo me in un forno di casa potrebbe venire molto molto meglio, perché è una pizza che ha bisogno di temperature più basse, quindi il tempo di cottura aumenta per dare la possibilità di asciugare tutta l'umidità all'interno della pizza, e ecco perché una delle sue caratteristiche è appunto quella di essere croccante. Ok, possiamo anche passare sul banco, perché come vediamo è un impasto abbastanza asciutto rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, okay, del pane, della pizza in teglia, della pizza napoletana. Andiamo ad aggiungere il sale, ok, un po' per volta. Ok, adesso rimettiamo l'impasto all'interno del nostro recipiente, facciamogli diciamo una specie di nido e aggiungiamo tutto l'olio, ok? Chiudiamo e andiamo a continuare ad impastare. Come al solito vedremo che il pasto diciamo si sfalderà, ma in un attimo poi vedremo che riprenderà struttura. Allora, eccoci qua. Tutti gli ingredienti sono stati incorporati all'interno del nostro impasto. Come vedete è abbastanza liscio. Adesso lo andremo a lasciare all'interno del nostro recipiente per circa 40-45 minuti a temperatura ambiente di 26-27 gradi. Dopodiché lo andremo a trasferire in frigo. Quindi ci vediamo fra poco. Allora, eccoci qui, sono trascorsi 50-55 minuti da quando abbiamo terminato l'impasto. Abbiamo lasciato riposare e lievitare a temperatura ambiente di circa 26-27 gradi e adesso lo andremo così in massa a trasferire in frigo per circa 20-24 ore. E dopodiché ci rivedremo per la formatura e poi successivamente per la stesura. Allora ragazzi, eccoci qui, siamo pronti per lo staglio. L'impasto lievitato e fermentato in frigorifero per 19-20 ore. Adesso eccoci qua, l'ho tirato fuori circa mezz'oretta fa in maniera da farlo stemperare un pochino. E niente, adesso andiamo a vedere come fare la formatura dei panetti. Eccolo qui, questo è l'impasto, vedete com'è bello liscio, sicuramente è aumentato di volume. Andiamo a trasferire sul banco, diamo una spolveratina di farina, ma proprio appena appena, e lo andiamo a mettere sul banco. Eccolo qua, andiamo ad allargare un pochino e andiamo a pesare i panetti e li faremo da 170 grammi. Solitamente può andare dai 160-165 fino ai 180-185, dipende come la si stende. Chi la stende al mattarello può appunto partire anche da 160-165. Questa volta noi la faremo da 170 perché la stenderemo a mano e poi dovrà essere cotta all'interno della teglia del forno di casa, quindi non deve essere tanto grande. Andiamo a dividere a metà e poi
con questo metodo qui andiamo a stagliare i panetti. 168, una è fatta, altrimenti possiamo anche fare così, in questa maniera, ok? Eccoci qua. Allora, come vedete, questa qua è lo staglio che ho fatto, diciamo, a mozzarella, quindi già abbiamo la pallina abbastanza pronta. Ci basta semplicemente dargli una pirlatura sulla mano, ok? Ed ecco qui che la pallina è pronta. Altrimenti, se tagliamo con la spatola o col coltello, prendendo il pezzo di pasta in questa maniera, andremo a portare all'interno i lembi in questa maniera, ok? Così. E poi, se non riusciamo a dargli la pirlatura sulla mano, la appoggiamo sul banco e faremo come facciamo con il pane, diciamo, no? Ed ecco qui che la pallina è pronta. Facciamo la stessa cosa con quest'altro pezzo di pasta. E se non riusciamo a farlo in quella maniera, possiamo farlo anche così, portando i lembi al centro del rettangolo di pasta, ok? Una volta che abbiamo portato tutti quanti i lembi all'interno, possiamo pirlarla, ok? Ed eccola qua, un'altra pallina è pronta. Mi raccomando, assicuratevi che sotto sia ben chiusa, quindi una volta che l'avete pirlata, andatela a pizzicare in questa maniera sul fondo. Ed ecco qui che le nostre palline sono pronte. Facciamone l'ultima. Ed ecco qui. E niente, adesso lasceremo riposare le nostre palline all'interno di un contenitore chiuso ermeticamente, possibilmente. L'importante è che non gli facciamo prendere molta aria e non le facciamo seccare in superficie, ok? Niente, le lasceremo lievitare per circa 3 ore. Arriviamo al raddoppio. Ci vediamo dopo, così vediamo insieme come ha lievitato l'impasto e quando è il tempo di poterle estendere. Allora ragazzi, eccoci qui, è arrivato il momento della stesura. Questi sono i panetti lievitati. Come vedete hanno evidentemente raddoppiato di volume. Allora ne andiamo a prendere uno. Io uso un po' di semola rimacinata. Andiamo a spolverare un po' il panetto che andiamo a scegliere e con una raschietta lo andiamo a prendere così, in questa maniera. Togliamo la cassetta, un bel po' di farina, la andiamo a mettere sotto sopra dal verso in cui stava, proprio al contrario dal verso in cui stava. La andiamo a sporcare abbondantemente di farina e poi iniziamo dal bordo, al contrario della pizza napoletana, iniziamo appunto a sfinare prima il bordo, lasciando una sorta di serbatoio al centro che ci servirà per darci la possibilità poi di allargarla senza bucarla, oppure senza farla essere troppo fina al centro piuttosto che ai lati. Quindi questo è quello che andremo a fare, vedete? In questa maniera, lasciando il serbatoio che vi ho detto proprio al centro. Andiamo bene a schiacciare i bordi, ok? Giriamo il disco della pizza, andiamo a levare un pochino di serbatoio per allargarla ancora e dopodiché, con un movimento ad allargare, andiamo appunto a stendere il nostro disco di pizza in questa maniera qui. Ve lo faccio vedere lentamente, ok? Ecco qui, nel contemporaneamente, quando giriamo, allarghiamo, ok? Poi andiamo a levargli la farina in eccesso, ok? La spolveriamo con un po' di semola e andremo ad adagiare il nostro disco di pizza all'interno. Eccolo qui, vedete? In questa maniera. Io come al solito andrò a fare una pizza margherita, quindi questo è il pomodoro che ho preparato. Lo vado a mettere al centro della pizza, ok? E vado con il mestolo ad allargare verso l'esterno, in questa maniera qui, vedete? Andiamo ad allargarlo veramente fino all'estremità del disco,
perché come abbiamo detto, a differenza della pizza napoletana, questa è una pizza che non ha praticamente il bordo. Ok, una volta messo il pomodoro condito precedentemente con un po' di sale solamente, andiamo ad aggiungere l'olio, un filo d'olio, e pronti per infornare. Andiamo. Allora ragazzi, abbiamo infornato da circa 5 minuti, adesso tiriamo fuori la nostra pizza per aggiungere la mozzarella. Eccoci qua, come vedete già siamo a buon punto di cottura, eh? Daremo la possibilità solo alla mozzarella di sciogliersi e dopodiché la nostra pizza sarà pronta. Andiamo ad infornare ancora. Allora ragazzi, eccoci qua, la nostra pizza è sfornata. Ora un po' di foglie di basilico, un filo d'olio ovviamente a crudo. Andiamo con la forbice. Sentite che croccantezza ragazzi. Eh? Questa qui è la nostra pizza croccante alla romana, fina e scrocchiarella. Beh ragazzi, cos'altro dire? È arrivato il momento dell'assaggio e dei saluti. Prima di assaggiare questa bellissima pizza scrocchiarella alla romana, volevo ricordarvi, per chi fosse più interessato e volesse approfondire determinati argomenti sulla panificazione, che possiamo fare un corso insieme, possiamo metterci d'accordo. Vi lascio qui sotto la mia mail, panificareacasa@gmail.com. E niente, mi raccomando, mettete like, condividete il video, iscrivetevi al canale e cos'altro, non ci rimane che assaggiare. Sentiamo, va. Ragazzi, deliziosa. Per gli amanti della pizza scrocchiarella alla romana, chiamatela come la volete chiamare, è veramente qualcosa di eccezionale. Secondo me è la tipologia di pizza che si presta di più ad essere cotta all'interno del forno elettrico di casa. Allora, vi ripeto, mettete like, condividete, e per qualsiasi info o organizzazione di corsi insieme, scrivetemi alla mia mail panificareacasa@gmail.com. Ciao a tutti ragazzi e grazie per la visione del video.